contro il Valladolid, e ci sarà il nostro Sergio Leonetti sugli spalti del Camp Nou, eh? Ah, meno male, se c'è il leone. Allora stiamo tutti belli, tranquilli. Allora, abbiamo detto partita ricca, puntata ricca di tante cose da raccontarvi, e una di queste è quello che, da cui cominceremo. Poi entreremo con i nostri della redazione nella parte tecnica insomma, parlando anche della partita con la del club, quello che succederà invece col Valladolid, quello che si pensa col Valladolid e col Lione, e poi dobbiamo pure, insomma, non possiamo, Alberto, non dire quello che è stato il furto della settimana. Ecco, tu storci un po' la bocca, però no, poi tutti l'hanno detto che quello era il gol, era regolare del tuo compaesano Tagliafico. Ma non l'ha caricato, no, non era attaccato, Alberto, l'ha detto anche il giornale madridista Marca. Ma la cosa incredibile è che Real, anche il VAR ormai si è imparato a fare furti a favore del Real Madrid, ormai siamo proprio questa linea. La lista dei convocati. Oh, ecco, daccela. Jordi Alba, Aleñá, Arturo Vidal, El Busi, Coutinho, Dembélé, Lenglet, Luis Suárez, Malcolm, Messi, Piqué, Rakitic, Semedo, Sergi Roberto, el Muro di Berlino, Vermaelen, Boateng e Iñaki Peña. Iñaki Peña, benissimo, benissimo, benissimo. Allora, dicevamo che ci sono state, sono due le notizie, però vabbè, mettiamoci anche quella che un Titi si è allenato col gruppo. Sì, si è allenato, ma non è stato convocato per domani. E questa, vabbè, questa ci può stare e ci sta bene. Due sono le cose accadute questa settimana del mondo Barça, che però non riguardano strettamente il campo, e che andiamo a parlarvi questa sera, adesso questa, poi più tardi l'altra. La prima andiamo a... scusa, ma sì, su un TT ha detto Valverde, con un TT ancora abbiamo margine per decidere. Così. Esattamente, cronologicamente prendiamo dalla ultima, quella che adesso andiamo a commentare insieme alla prima nostra ospite di questa sera, perché il 13 di febbraio è il Dia Mondiale della Radio, il Giorno Mondiale della Radio, e la Confederazione Mondiale delle Pegne del Barça ci ha regalato un bellissimo reportage su tutti quanti su quello, lo spegnista Schiavlan del Barça, e che fanno radio, e quindi noi, ma insieme ad tanti altri che andremo poi a elencare, dalla Peña barcelonista Nicolau Casaus di Argentina, di Buenos Aires, che è la pioniera grazie al grande Alberto Calogero, e noi di Radio Barça Italia, il titolo è Ciao Barça, l'attualità blaugrana in italiano, e la voce culé nel mondo, che è Barça World Peñas Radio, di cui facciamo parte anche noi qui, io, Alberto e la nostra vicepresidente Sauna Dorado Gonzalez. Poi la unica emissione blaugrana in francese, che è Le Blaugrana Podcast, perché si produce dalla Peña di Montreal in Canada, nel Quebec, e poi la Gem Blaugrana dell'AFA, del nostro amico, grande amico Youssef Benani, dove si da Casablanca in Marocco si Barça Caffè, che trasmette da Radio Mars, e poi per chiudere i colori del Barça nei Caraibi, perché la Peña Blaugrana di Porto Rico in
in questo caso conduce Tres Culés y Birras, che è appunto un programma Tres Amigos Mentres Toman Birras, e quindi su, anche questo è molto molto bello questo reportage, che lo trovate anche sui social, però ne andiamo a parlare con Teresa Calveras. L'altra cosa invece che prenderemo più nella seconda parte della trasmissione è una cosa molto importante, accaduta questa settimana, esattamente lunedì, perché la giunta direttiva del Football Club Barcelona, presieduta dal presidente Josep Maria Bartomeu, ha deciso una cosa molto importante che si aspettava i soci, molti soci chiedevano da anni e che si aspettava da molto tempo, cioè che la giunta direttiva lunedì ha deciso di ritirare le onorificenze a Francisco Franco, il dittatore spagnolo, delle onorificenze consegnate nel 1971 e 1974. Due medaglie d'oro che una regola non scritta dello Stato spagnolo obbligava a chi le emetteva di donare le onorificenze anche al dittatore. Per esempio, la medaglia d'oro d'Alberto del 1971 era per commemorare l'inaugurazione del Palau Blaugrana. E quindi quella andava consegnata anche a Francisco Franco. Che bello. Esattamente. E, la decisione della giunta direttiva molto democratico dovrà essere ovviamente ratificata dall'assemblea dei compromissari, cioè l'assemblea dei soci che fanno parte, che vengono sorteggiati per far parte di questo Parlamento barcellonista, che più volte aveva chiesto il ritiro di queste onorificenze. Io penso che, Alberto, oggi siamo sempre più che Mesken Club. Esattamente. Benissimo, titoli lanciati, prima discussione aperta. Noi però adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di cosa. Beh, oggi non ci abbiamo gol, perché il Barça ha pareggiato, ma dopo vi faremo sentire i gol, alcuni gol al Lione, perché il Barça ha affrontato il Lione altre volte, ma questi ce li teniamo con calma dopo. Io direi invece di andarci a sentire Ernesto Valverde nel commento del suo rinnovo di oggi, molto molto importante, e poi prendiamo subito la nostra Teresa Calveras. Se acabaron las dudas, las especulaciones y la incertidumbre. Ernesto Valverde seguirá siendo entrenador del Fútbol Club Barcelona la temporada que viene. Esta misma mañana se ha confirmado, pese a que Bartomeu ya lo había deslizado en las últimas horas. Julián titular, yo creo que Ernesto la que ve seguirá. ¿Tiene contrato para el próximo año? ¿Y si no gana res? Si gana res, seguirá Ernesto Valverde. Y sin tiempo que perder, presidente y técnico se han sentado y han firmado ya la renovación. Un contrato que acepta la temporada opcional que ya tenía firmada. Es decir, la 2019-2020, a la que se suma ahora de nuevo otra más también opcional. En este caso la 2020-2021. Valverde será técnico culé la campaña que viene. Y ahí, dentro de un año, igual que ahora, tendrá que volver a decidir si quiere continuar una temporada más o no. Si lo hace, coincidirá con el fin de mandato de José María Bartomeu. De esta manera se acaba con las dudas que había dejado Valverde en los últimos meses. Los entrenadores vivimos día a día, semana a semana, y lo que hoy es de una manera, pasado mañana es de otra. Pese a que Bartomeu siempre lo tuvo claro. Yo tengo claro que Ernesto consolidó la tercera temporada. En su primer año Valverde consiguió un doblete, y una mala noche en Roma rompió una temporada que podía haber sido perfecta. En la segunda, Ernesto tiene al equipo vivo en las tres competiciones y renueva justo en el momento clave de la temporada. Un espaldarazo del club a su gestión tras 96 encuentros dirigiendo al Barça, donde ha cosechado 65 victorias. Unas cifras que aumentarán como mínimo hasta el final de la temporada que viene. Y entonces, pues bueno, me ha planteado la posibilidad de continuar y bueno, encantado. La verdad es que estoy encantado con la situación. Es verdad que tenemos muchos retos por delante, muchos partidos para ganar, muchos títulos que queremos conseguir, y el hecho de que el club pues piense en mí para darle continuidad al proyecto, pues me reconforta en cierta medida, y bueno, también me hace estar más responsabilizado, ¿no? Como aquí tienes que marcar retos permanentemente, empezando por los partidos inmediatos, pero
A grandes rasgos siempre te marcas el gran reto, ¿no? Que es el de continuar que nuestro club sea cada día más grande, que sigamos ganando, que nuestra gente siga disfrutando, es de lo que se trata. Y el hecho de poder contribuir a ello, pues bueno, hace que tú estés, pues no sé, mucho más contento y poder participar de algo que es único. Sí, lo cierto es que, bueno, me encuentro muy cómodo trabajando aquí, con el respaldo del club, de la junta directiva, y también muy cómodo con el equipo, con los jugadores. Bueno, sabemos la dimensión que tiene nuestro club y todo lo que genera, y bueno, es un reto apasionante poder dirigir este club y a estos jugadores. Y bueno, todo eso hace que sea, pues no sé, todavía algo, sabiendo que es difícil, pero todavía algo, no sé, como un aliciente más para poder continuar. Bien, la valoramos muy, muy positivamente. Creemos que es un paso necesario y que nos da continuidad al proyecto exitoso que ha tenido Ernesto durante estas temporadas. Y bueno, esperamos que siga así, ¿no? Por eso lo hemos renovado y todos muy contentos, felices, tanto el equipo como la junta directiva, y así. Ha marcado el pistolero uruguayo Alberto. Bravo Charrúa, seguí así siempre. Eccoci che siamo di nuovo in diretta qui su Radio Roma Futura.it, Radio Barça Italia. Come annunciato, abbiamo il piacere di avere qui a Radio Barça Italia, dopo un po', caro Alberto. Ma sì, te do una gol del Getafe. 37 minuti, Getafe 1 e il Bar 0. Ha marcato il Getafe, invece all'intervallo sempre 2-1 il Lione sta battendo il Genkamp. Il piacere di avere con noi la presidente della Peña di Monaco di Baviera, di Munich in Germania, ma la nostra responsabile comunicazione della giunta direttiva della Federazione Mondo, Teresa Calveras. Hola Teresa. Teresa, ¿cómo estás? Hola, Teresa. ¿Hace frío a Múnich? ¿Fa fredo? Bueno, no, no, no fa tanto fredo. Es 11 grados hoy. 11 grados. Ah, bello, allora. Sí, pure qui in Italia, del giorno... c'è il calduccio, ma di notte rinfresca. Il calduccio è tipico di chi, Teresa? È un caldo pequeñito. Sì, qui siamo bajo cero per la notte, però durante il giorno. Il giorno, 12-14 grados. Bello. Sì. Sì, sì, sì. Teresa, allora, noi abbiamo avuto un... del dia della mondiale della radio, il 13 di febbraio abbiamo avuto questa fortuna di questo bel reportage della Confederazione Mondiale Spegnas, in cui si parlava di noi, si parlava delle pegne che producono le radio. Ovviamente sono tutte pegne della Federazione Mondo. Allora io ti chiedo, è una peculiarità della Federazione Mondo? È una grande, come dire Alberto, una grande vittoria anche della Federazione, che ha aiutato e ha dato l'opportunità di creare questa comunicazione. Come l'hai vista tu questo reportage? Vai Alberto con la traduzione. Ah, perfetto, perfetto. Io credo che è un reflejo di lo che è la Federazione Mondo, che siamo alla vez homogeneos e eterogeneos, no? Dice Teresa che questo riflette quello che è la Federazione Mondo, che siamo omogenei ma anche eterogenei. En común que todos tenemos el Barça como pasión, lógicamente, pero a la vez somos diferentes porque tenemos diferentes lenguas, diferentes culturas, y esto explica
juegos, esta necesidad de comunicarse de otra manera. Dice Teresa que la Federación del Mondo, nella Federazione del Mondo ci abbiamo diverse lingue, diverse culture, ma questo pure secondo lei quello spiega perché all'essere